Eccoci a una nuova serie di esercizi di posturale. Oggi non utilizziamo attrezzi e partiamo in una quadrupedia, allineando le mani alle spalle, le ginocchia alle orecchie, mantenendo sempre forte l'addome contratto e la schiena tutta allineata. Lentamente andiamo piano piano, prima a fare una retroversione del bacino e poi lasciamo, coordiniamo subito con il respiro, il movimento, fuori aria, sgonfio tutto l'addome, vado in retroversione e dentro aria lasciamo. Facciamolo 2-3 volte, sentendo quando svuoto l'addome la mobilità del bacino che inclina in avanti. E quando riprendiamo aria, gonfiamo la pancia, andiamo un pochino ad inarcare indietro. L'ultima volta restiamo e andiamo soltanto ad allungare e accorciare un pochino la cervicale, portando il mento sul petto, il mento un pochino con lo sguardo lontano, oltre la linea del tappetino, mantenendo la retroversione attiva della zona del bacino, quindi l'allungamento della lombare. E l'ultima volta restiamo curvo con la lombare, con il mento sul petto continuiamo a stiracchiare anche il tratto cervicale, sentendo bene la gobba e la spinta delle mani al pavimento, e ritorniamo in neutro con tutte le curve. Adesso concentriamoci a riscaldare non solo il tratto cervicale e il lombare, ma anche un pochino il tratto toracico. Allora proviamo un pochino a sprofondare, lasciando i gomiti tesi, a sprofondare un po' con il corpo in giù e poi sentiamo che ritorniamo verso il soffitto. I gomiti sono tesi, le mani continuano a spingere bene il pavimento col palmo della mano aperto, per cui un lavoro dietro alle scapole. Andiamo a percepire le scapole che si appiattiscono e curvano un pochino e poi che vanno un pochino ad infossarsi e quindi scendono in giù e poi vanno in su e curvano. E poi ancora l'ultima volta, sentiamo solo coinvolto il tratto scapolare, ritorno su e questa volta mento sul petto, allunghiamo un pochino la lombare, recuperiamo un attimo riposando giù, portiamo la fronte a terra e apriamo un pochino le braccia in fuori. Dondoliamo un po' con il bacino, come a scivolare le mani verso destra e verso sinistra, portandosi dietro le braccia e un pochino anche le spalle, allungando bene le braccia a terra e scivolando un pochino con tutto il corpo verso destra e verso sinistra, quindi accompagniamo il movimento delle braccia e del torace anche con il bacino che oscilla un po' a destra e sinistra. Facciamo ancora una volta, ritorniamo al centro, le mani in avanti, ritorniamo con le mani verso le ginocchia e accompagniamo piano piano tutta la schiena srotolata. Se ce la facciamo restiamo seduti sui talloni, altrimenti partiamo su, quindi solo inginocchiati. Andiamo di nuovo a sentire il lavoro solo della cervicale che allunga e accorcia. Prendo aria, mento in su, fuori aria, mento in giù. Manteniamo ancora posizione in ginocchio, chi non ce la fa stare in ginocchio si può mettere semplicemente in posizione seduta. E poi ritorniamo al centro e andiamo a percepire il movimento della lombare. Se vogliamo posizioniamo le mani sulle creste iliache anteriori, superiori e il resto del bordo della mano a fasciare tutta l'anca, in modo che quando sentiamo il lavoro dell'antiversione e della retroversione percepiamo maggiormente il movimento e possiamo aiutarci spingendo un po' con le mani in avanti e indietro, fuori aria, vado in avanti, dentro aria, torno un pochino indietro e risentiamo di nuovo il lavoro localizzato nella lombare e torniamo in neutro, lo sguardo dritto e questa volta il tratto scapolare, curviamo e appiattiamo come abbiamo fatto in quadrupedia.
ripetiamolo mantenendo questa volta la centralità della testa proiettata al soffitto, la schiena dritta, fuori aria allungo e dentro aria riavvicino le scapole tra loro, sempre senza piegare i gomiti, andando con tutte e due le braccia insieme, ancora l'ultimo. E poi ci fermiamo, apriamo un pochino le braccia e andiamo a percepire lo stesso lavoro, slittando un pochino il braccio, la spalla, il torace, di conseguenza un pochino la testa accompagna il movimento verso destra e verso sinistra, lasciamo l'addome tenuto, i fianchi fermi, allungo, torno, allungo, torno. E poi riportiamo in avanti le due braccia dopo aver fatto sempre il movimento 7-8 volte e ritorniamo giù lungo i fianchi. Questa volta posizioniamoci sul fianco e appoggiamoci giù, quindi l'appoggio con la mano, possiamo mettere sotto la testa il braccio piegato così o appoggiare la testa alla mano e partiamo con tutte e due le ginocchia piegate. Stendiamo un pochino prima solo la gamba di sopra e poi andiamo a raggiungere con la gamba di sotto. Allineiamo bene le gambe a tutto il corpo, alla testa e al braccio. Quest'altra mano possiamo tenerla in appoggio oppure, per rendere più difficile l'esercizio, la lasciamo sul fianco e nel frattempo saliamo con la gamba superiore. L'altra gamba raggiunge e poi scendiamo insieme. Abbiamo detto, se volete potete fare i primi con la mano in appoggio che vi aiuta a sentire la correttezza del movimento e poi dopo possiamo provare ad alleggerirla, metterla sul fianco o lasciarla staccata e facciamo 10 più 10. La salita in due tempi, prima la gamba superiore, poi quella di sotto e scendono insieme e poi la discesa, abbiamo detto, prendo aria, facciamo la discesa, fuori aria la salita, prima di una gamba e poi del piccolino, non devono salire tanto. L'ultimo restiamo in sospensione su, manteniamo 10 secondi posizione isometrica, sentiamo il lavoro dell'addome obliquo, la tenuta del corpo forte, addome, e poi possiamo sempre o in appoggio la mano o senza, spingiamo i talloni in fuori, in equilibrio ancora, andiamo piano a simulare una piccola camminata, sforbiciando tutte e due le gambe tese, coi talloni spinti in fuori, 10 più 10, una gamba va avanti e l'altra indietro. Controlliamo, ancora gli ultimi 7, 6, 5, 4, 3, 2 e riappoggiamo e ripieghiamo entrambe le ginocchia. Per riposare possiamo prima tirare un pochino la gamba che era sopra verso l'addome, manteniamo, sentiamo che allunghiamo bene dietro il gluteo, dietro il femorale e dentro l'anca, facendo dei bei respiri profondi. Dopodiché lasciamo la testa in appoggio a terra, manteniamo il ginocchio dove riusciamo verso il pavimento incrociato e apriamo l'altro braccio. Andiamo con lo sguardo al soffitto, cerchiamo di arrivare quanto più possibile con il braccio in torsione verso il pavimento dall'altra parte. Non importa se non arriviamo, se questo ginocchio si solleva dal pavimento, quanto riusciamo. E restiamo sempre in posizione, continuando a fare dei bei respiri lunghissimi e profondi, sentendo la scapola che va bene in giù e tutta la schiena in torsione. Dopo l'ultimo respiro profondo, piano, recupero il braccio, poi lo seguo con lo sguardo quando lo intercetto, vado a chiudere insieme le due braccia, unisco le due ginocchia, facciamo un bel buco opening, facciamo solo apertura e chiusura del braccio fuori, seguendo per tutto il tempo il movimento del braccio che va. Diamo intensità al movimento e lo possiamo fare guardando bene il braccio.
Quindi non perdiamo mai di vista il movimento, prendo aria, fuori aria, arrivo, massima apertura con la scapola di nuovo al pavimento, prendo aria, riparto e fuori aria, richiudo. E ne possiamo fare 7, 8, va benissimo, ne facciamone ancora 2, cercando di mantenere le ginocchia unite e parallele su quest'altra parte. E l'ultimo, piano piano vado, al massimo seguendo con lo sguardo più che si può per mobilizzare pure la cervicale. E chiudiamo. Dopodiché torniamo un pochino su spingendoci con le mani e poi un pochino sciogliamo la testa, mobilizziamo un attimo destra e sinistra e facciamo tutto sull'altro fianco. Per comodità ci mettiamo stesi in quest'altro modo, recuperiamo l'appoggio della testa sul braccio come stiamo più comodi e poi stendiamo piano piano sempre prima una gamba e poi l'altra, tutto da capo, con o senza l'appoggio della mano a terra. 10 più 10, fuori aria, sale la gamba superiore, raggiunge l'altra e dentro aria scendono insieme al pavimento. Alliniamo bene le gambe al bacino, al corpo, alla testa e al braccio di supporto della testa. Fuori aria su e dentro aria giù. Manteniamo le gambe tese, non andiamo indietro con il bacino. Il controllo deve partire dall'addome che è tenuto sempre stretto. Non rotoliamo né in avanti né indietro. Per semplificare, se volete, ricordatevi, potete mettere la mano a terra, facciamo gli ultimi 5, fuori aria vado, dentro aria torno, 4, 3, sentiamo il lavoro dell'esterno, la fascia lata da questa parte e dell'adduttore da quest'altra parte, ancora 2, e l'ultimo restiamo su, manteniamo 10 secondi di posizione, cerchiamo di controllare. Sentiamo l'attivazione qua dell'addome obliquo, abbiamo detto il braccio va bene anche così, o verso il soffitto, come volete, e poi mantenendo posizione piedi in flex, mi vado a fare 10 più 10, una mia piccola camminatina, sforbiciando entrambe le gambe tese, prendo aria, fuori aria, prendo aria, una gamba avanti e l'altra indietro, e fuori aria si scambiano perfettamente di posto. Se non ce la fate, lavorate solo con la gamba superiore e la gamba di sotto la lasciate in appoggio a terra. Gli ultimi 4, 3, 2 e ritorniamo in appoggio giù. Pieghiamo un pochino le ginocchia in modo da andare a riposare un attimo. Mettete la testa sempre comoda per non sforzare. Tiriamo bene la coscia superiore verso l'addome, sentendo che stiracchiamo anche di qua tutto il fianco, il gluteo, la nostra anca. Manteniamo più stretta che possiamo l'addome respirando e poi piano piano la dobbiamo andare a appoggiare a terra un pochino più avanti dell'altra gamba e lentamente andiamo ad aprire il braccio e cerchiamo di andare come abbiamo fatto dall'altro lato, bene in appoggio con la scapola apposta al pavimento. Cerchiamo di mantenere lo sguardo dritto al soffitto e anche di qua restiamo in posizione almeno 3 respiri profondi. Mi raccomando, la nostra respirazione profonda, poi faremo dei video solo di respirazione, che è un po' che non la facciamo. Dopodiché, piano piano piano, ritorniamo col braccio in chiusura e adesso recuperiamo le ginocchia piegate, vicine, allineate, le due braccia partono allineate e facciamo il nostro book opening completo, andando col braccio, andiamo a seguire bene con lo sguardo il movimento del braccio che va e del braccio che torna, senza mai perdere di vista, arrivando bene ad appoggiare la nostra scapola e il braccio al pavimento dove riusciamo, anche qui dove riusciamo, mantenendo
le ginocchia parallele e vicine tra loro, e ne facciamo 7, 8 massimo, quanto riusciamo. Prendo aria, vado fuori aria, arrivo, appoggio bene scapolo a braccio, prendo aria, riparto, e fuori aria, ritorno, e facciamo ancora gli ultimi 2. Se riuscite, sentite la spinta della gamba di sopra che va bene in appoggio sull'altra gamba in pressione, così vi aiuta a sentire bene la torsione, l'allargamento della scapola, il tiraggio di tutta la colonna, e poi l'ultima volta chiudiamo. E dobbiamo con le mani spingere il pavimento, recuperiamo di nuovo un po' la posizione seduta e andiamo anche qui un pochino a sciogliere, questa volta le spalle, una spalla sale, una spalla scende, e poi andiamo in posizione supina e srotoliamo piano piano da seduti, lentamente appoggiando tutta la schiena al pavimento, rilassiamo le piante dei piedi, rilassiamo le braccia, andiamo a rilassare un pochino tutto il corpo, sentiamo il lavoro solo di retroversione e di antiversione del bacino, quindi concentriamoci di nuovo sul tratto lombare della colonna, le braccia sono ferme lungo i fianchi, la punta del naso dritta su. Fuori aria, appoggio bene la lumbare a terra, sgonfio l'addome, porto il pubblico all'ombelico e dentro aria lascio. Facciamo ancora un paio di volte, sentendo bene la stretta dei glutei, dell'addome, la trazione profonda della parete pelvica. L'ultima volta restiamo in retroversione e andiamo a scivolare solo con la nuca a terra, portando sempre il mento verso il petto e il mento verso il soffitto, quindi allunghiamo e accorciamo la cervicale mantenendo costante e ferma la retroversione del nostro bacino. 7-8 volte, torno al centro con lo sguardo e torno in neutro con la lombare. E concentriamoci sul tratto toracico, allunghiamo e accorciamo le braccia senza piegarle, quindi andiamo a percepire solo estensione massima delle punte delle dita delle mani che vanno verso il soffitto, fuori aria, e dentro aria riappoggio bene le scapole, quindi concentriamoci sul lavoro del tratto toracico che curva quando le braccia vanno al soffitto, appiattisce quando le braccia ritornano giù. Sempre cercate di non flettere i gomiti, l'obiettivo è quello. E poi sempre 7-8 volte, l'ultima volta riappiattisco di nuovo il tratto toracico e allungo le braccia. Slittiamo in allungamento laterale, scivolando con le braccia tese a terra, verso destra e verso sinistra, quindi lasciate i piedi in bacino fermo, il torace insieme alle spalle, alle braccia, un pochino alla testa, assecondiamo il movimento di slittamento verso destra e verso sinistra del corpo che scivola sul pavimento, fuori aria lungo, torno al centro, fuori aria lungo dall'altra parte e torno al centro. Piano, continuate così, sentendo bene le braccia tese e lunghe, e poi l'ultima volta ritorniamo con le braccia al soffitto e lentamente le riportiamo lungo i fianchi. Facciamo un pochino di addome finale, stacchiamo una gamba e andiamo a coordinare con il braccio opposto, mantenendo scapola a terra, spalla lontana dall'orecchio, gamba ferma a 90 gradi, la lombare non schiaccia a terra ma leggermente controllata, l'addome risucchiato e ritorno giù, e dall'altra parte gamba e braccio opposto, e cerchiamo di coordinare il tutto mantenendo il controllo della posizione rispetto agli esercizi che abbiamo fatto prima, e alterniamo fuori aria gamba su e dentro aria giù, e se vogliamo, abbiamo detto, mettiamoci anche il braccio opposto, fuori aria gambe e braccio, dentro aria appoggio, prima un lato e poi l'altro, poi dopo 10 facciamo altri 10, chi riesce in sospensione,
senza appoggiare né il braccio né il piede, solo a sfiorare con la punta del piede il pavimento. Prendo aria su una gamba, fuori aria sull'altra. Cambiamo un pochino la respirazione, velocizziamola. Prendo aria da una parte, fuori aria dall'altra e torniamo giù. Facciamo tutte e due le gambe, tutte e due le braccia insieme, lasciando sempre le ginocchia piegate a 90 gradi, il controllo delle scapole, le braccia tese su, vanno insieme gambe e braccia, tornano insieme in appoggio al pavimento. Non mettiamo forza nel collo, concentriamoci a sentire solo l'addome, anche di qua rifacciamo prima 10 appoggiando e poi 10 in sospensione. Vado, vengo verso il pavimento senza appoggiare e ritorno su. Chi vuole riappoggia e lo fa di nuovo un po' più semplice. La respirazione è sempre quella, fuori aria su, dentro aria giù, ancora 4, ancora 3, mi raccomando il collo, non lo sforzate, 2, è un lavoro dell'addome, e l'ultimo, torniamo in appoggio, estendiamo un pochino le gambe in avanti, le braccia indietro, e andiamo un attimino a stiracchiare il nostro corpo nello spazio. Allunghiamoci più che possiamo, slittiamo un pochino in allungamento le gambe alternativamente in avanti, le braccia e le mani alternativamente indietro, slittando un pochino in giù in senso longitudinale e poi piano piano torniamo con le braccia giù, riposiamo un pochino le spalle e slittiamo una spalla su, una spalla giù, sempre scivolando con le braccia tese lungo i fianchi e ritorniamo con tutte e due le spalle lontane dalle orecchie e poi piano piano andiamo a sciogliere il collo andando a dondolare la testa con la nuca in appoggio al pavimento, andiamo a guardare prima la parete di destra e poi la parete di sinistra, sempre lentamente, se volete socchiudete gli occhi, facciamo ancora l'ultima volta. Bene. E poi lentamente pieghiamo le ginocchia e dondoliamo il bacino, tutte e due le ginocchia insieme, prima a destra e poi a sinistra, morbido, morbido, fuori aria vado, dentro aria torno al centro, fuori aria vado insieme dall'altra parte e dentro aria torno al centro. Facciamo le ultime due volte, potete farlo più volte se volete. Sentiamo bene la lumbare che si allunga e l'ultima volta restiamo di fianco, portiamo tutto il corpo perché dobbiamo tornare lentamente su, seduti. Bene, anche qui abbiamo sentito il lavoro prima del tratto lumbare della colonna, abbiamo segmentato un pochino il lavoro della tutta la schiena, abbiamo lavorato dopo col tratto cervicale, col tratto toracico, siamo partiti in quadrupedia, poi abbiamo lavorato un po' in ginocchio, poi ci siamo messi in decubito laterale, prima tutto da una parte, poi ovviamente tutto dall'altra parte e poi per ultimo in posizione supina abbiamo di nuovo segmentato la colonna per finire con un pochino di addominali e il nostro rilassamento finale. Bene, alla prossima!